Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Mitopia. La scorsa volta ci siamo fermati nella piramide. Dovevo raccogliere altri due cristalli per procedere. Quindi mi sa che l'unica soluzione è tornare quindi al Dedalo sotterraneo e provare a prendere le altre strade che si sono aperte. Anche perché oltre il Dedalo sotterraneo non possiamo andare. Quindi la strada che si è aperta era questa. Terminiamola e vediamo se arriviamo da qualche parte. Tra l'altro, forse non l'ho fatto vedere nello scorso video, ma il mio personaggio principale, Andre Link, appunto, ha una nuova livrea. Scaviamo un po' con Escanor, vediamo se trova qualcosa. Ma si arrende subito, si arrende. Con il mio personaggio, non mi ricordo con quale personaggio, ma mi pare con il buon borghese, riuscì a scavare fino a trovare il tesoro, invece qua si è arreso. Vabbè, che ci vuoi fare? Non sono tutti uguali? Ah, perfetto, doppio danno e vai, doppia kill. Buono. Nulla di fatto in questa strada, non c'era nulla, era lineare, probabilmente serve solo per andare avanti. Tra l'altro siamo a livello 11 e poi ho visto che dei grandi incontri si possono anche fare con il cavallo da adesso, quindi boh, va bene, ci ho provato l'altra volta ma è andata male. Attenzione, sei sempre molto sicuro di te, Escanor. Però l'altro giorno hai fatto pipì a lei. No, no, Escanor non le fa queste cose. Ma come l'hai scoperto? Ma no, 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 no. Stavo scherzando. Va bene. Quanto imbarazzante. Anche questa è una strada lineare, ma attenzione, Ippona, ma a cavallo donato si guarda in bocca? Per me non è educato guardare in bocca a nessuno, Donato o meno. Ma poi, Donato non sarà forse un nome? Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Sì, che è meglio. Meglio non rimuginare troppo sulle cose. Se Ippona potesse parlare. Da piccolo anch'io non capivo. Attenzione però, una faccia, bene. Io da piccolo non capivo Caval Donato. Ma perché ha un nome Donato? Che significa? Poi ho scoperto Donato nel senso di donare. Vabbè, avevo 5 anni, ragazzi. Un altro. Questo quadro non lo conosco. Cioè, lo conosco. Ma non. L'ho visto da qualche parte. Dai, cervello, cervello, ricordati. No, se smetto, se no mi finisco di bruciare gli ultimi due neuroni che ho. Allora, zampata. Aspetta. Coccole, ok. Colpisce il nemico con una doppia artigliata, 12 pm, quindi è forte. Sgraff, nuova abilità, doppio artiglio. Tipo doppio colpo di Tuk, quella che fa così, no? Ma io avevo scelto Priscilla. Tra l'altro, Priscilla, best waifu di Dark Souls, Vabbè, va bene, un'altra cosa, non c'entra niente. Fendente in salto più uno. Ma lo stiamo distruggendo, vai Bob Ross. Cantagli una melodia, cantale, è una donna. Pro quadro, vabbè, un po' ambiguo. Ehi! Ah, sono contento però. Qua mi sono... Ah no, aspetta. Doppio artiglio, vai. Dai Andre Link, su. Stata. Oh, ma 200 danni, ragazzi. Sono sana e salva, prego. Non c'è di che. Ok. A questo punto, quando torniamo in città, ci darà una gemma. Ho giocato con la roulette e ho preso per la seconda volta una quantità enorme di punti esperienza. La prima volta me l'ho dati, la seconda a Mr. Clean, diamoli. 2600 di più di prima, oh! Ma che fa? Mi prende in giro, mi prende? Ehi! Però lancia golosa ci serve per il nostro amatissimo Bob Ross. No, serviva solo a ricongiungere la strada con l'altra, quindi no, nulla. Vabbè, torno al villaggio e vedo che succede. Attenzione però. Ah, ma... Ah, si è aperta un'altra... strada così. Ah... Certo, ho parlato con una tizia qua nel villaggio che mi ha detto che lì c'è un'altra faccia. È giusto. Eh sì. Vedi? Non so perché l'ho skippata totalmente quella. In genere parlo con tutti, no? Perché anche l'altra volta abbiamo dovuto parlare con gli altri abitanti per scoprire dove erano le loro facce. Stavolta non so perché proprio mi è passato di mente. Vabbè, andiamo. Entra, qui mi sa che devo fare anche l'altra strada però, Intanto finisco questa. Ma adesso ci siamo. Eh sì, eccolo qua. Vai, andiamo a prenderci l'ultima gemma.
Oh, mi sa che ci siamo. Eccoci arrivati, dai. Grande. Questo chi è? Questo no. Come no? Ui, cobra. Bello. Mi gusta. Andiamo un po'? Ah, sull'addome. Giusto, è giusto. Sì, però non ti impettire. Cobra notturno. Doppio artiglio e via. Vediamo quanto gli facciamo. Oddio, 72, non troppo. Vai, Escanor, ti offro il mio aiuto. Grazie, Angelix. 50 più 35, wow, è un bel dannone. Va, però fa uno sforzo, dai. Vediamo un po'. Forcone molesto. Super il Perineo. Sicuro? Grande Escanor. Come chiama i rinforzi? Ehi, 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 ehi. Ma come turno? Cioè, arriva e già attacca. Ma chi è sta ma... Oh. Beh. Vabbè, comunque si è cobra notturno. È andato il prossimo attacco, eh. Che succede? Ah, no, è rimasto un attimo lì in stasi. Bene. Ah, 854 facce salvate. Bene, allora prendiamo anche il bonus DPM e DPS. A meno che non è solo PS questa volta. Cobra fritto raro. Buono. Quella salsina barbecue lì fatta con lo stesso veleno del cobra. Sì, perché ci si fa anche l'antidoto con lo stesso veleno dell'animale che ti morde. In questo caso il serpente. Pepera PS più potente, sì, infatti da 220 a 240. E al prossimo obiettivo 900. Ah, caramelle PM più potenti perché ne ho mangiate 5. Ah, ok. Devo usarne di più allora. Vediamo un po'. Compriamo un po' di potenziamenti. Ma voglio un'ampolla di cristallo. In cristallo è diverso, ma non proprio. Bene. Ti piace? Con un Seron Teschio era meglio. Oddio, però. Qui c'è l'Hemlock. Ma lasciamo l'Hemlock, è più bello. È un veleno. Un forcone? Forcone abbidente occhio. Boh, bello! Proprio ispira proprio la malvagità. Boh. Cosa? Ti odio. Livrea danza. Oddio, nera ha il suo perché, eh? Vai, 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 vai. Belletta. Insomma. Io non è che di moda ci capisca poi tanto. Infatti vado in giro quasi vestito di stracci, se non fosse per mia madre che mi lava i vestiti. Ma no, è una battuta, infatti me li lava mia sorella i panni. E ora, ragazzi, andiamo ad affrontare la piramide. Ci rimane solo un livello, credo, della piramide, che si trova dopo la porta. Quindi, in quella maniera recupereremo la faccia del genio, che è anche l'ultimo abitante, se non sbaglio. L'ultimo abitante, l'ultimo personaggio a cui bisogna recuperare la fascia. Mi dispiace per lui perché la moglie è una petulina. Moglie, ragazza, quello che è, una petulina. Ecco, non ne ascoltate nemmeno parlare. E smettila, ecco, ce l'hai ancora con me. Ero più contento quando ero un mostro, ma cosa? Però lei se la ride intanto. Genio, sei rimasto solo tu, genio burlone. Dai, andiamo a riprenderti la fascia. Perfetto, ragazzi, 4 gemme. Ne abbiamo già messe 2. Mi dispiace però che qui sembra non esserci nessuna apertura lì. È un peccato, magari c'era un tesoro, un altro livello, un boss segreto. Un vicolo cieco. Ci sono quattro fori nel muro. Beh, ora è chiaro come funziona il meccanismo. Ne abbiamo già messe due prima. Forse non le contava lo stesso. Bene, eccoci qua, l'ultimo livello della piramide. A tutto vapore! Yeah! Ciuf ciuf! Abbiamo recuperato i volti di tutta la gente della città. Sì, ora non ci resta che trovare il viso del genio Ganondorf. Stiamo camminando da un bel po', direi. Dovremmo esserci ormai. La tua meta è molto vicina. Di nuovo? Sì, è come se qualcuno mi sussurrasse all'orecchio. Piacerebbe anche a me sintonizzarmi col cosmo ogni tanto. Espandi il tuo cosmo, cavaliere! Cavalieri dello Zodiaco. Anche il Duca del Male è vicino. Ecco, magari di notizie del genere ne farei a meno però, eh? Insomma, c'è anche ragione. Che tristezza, su col morale, dai. Fa caldo, mi piace il freddo, non l'ho mai nascosto, ma vabbè. Se
Se piovesse, però, non mi dispiacerebbe. Attenzione, però, è Gianni per davvero. E così ci incontriamo di nuovo. Credevo di essermi finalmente sbarazzato di te e dei tuoi poteri. A quanto pare ti piace essere punito, di la verità. Che essere patetico. Maschera dell'antico re, io ti invoco! Ti presento uno dei miei tirapiedi più potenti. Ti pentirai della tua sfacciataggine. Che ti ridi? Il duca del male Gianni è fuggito, che bello però. Ush, vediamo un po'. Se io avessi scelto Jafar a suo tempo, settimana fa, di mettere la faccia del genio con quella di Jafar, era perfetto. Poi, ma... cambia volto, ok. Abilità, doppio artiglio, iniziamo a fare un po' di danni, dai. 59, non male. Bug informatico. Vai, Mr. Clean, metti un po' di hemlock su quella lama. Ah no, così, lo attacchi con un pugnazzo. Ok. Ah, ecco, la mette lì. Quella sai cosa ci devi fare, no? No, non lo fate, ragazzi, no, non si fa. Oh, sono un faraone? Aspetta. Andrelink è maledetto. Ciao! Sembra che abbia un altro tipo di maledizione, comunque. Ok, sono guarito, bene. Con quegli occhi spalancati. Tutto curioso. Ma che è? Vai! Avvelenala! Ma se gli tagliassimo la barba, tipo, non perderebbe metà del suo potere? E poi, mamma mia, che... Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Tra l'altro, Andrelink, quando vuoi puoi tornare all'attacco, eh. Ma te lo dico giusto a scopo informativo. Vai, Bob Ross, fai un ultimo sforzo, dai. Drena salute. Oi! Buono! Quanto male gli ha fatto! Vabbè, però, sono un faraone, sì, va bene. Vai a quel paese, il faraone. Bene. Pepiera. Anche un po' a te per dopo. Ok, possiamo attaccare, tocca a me. Grande, grande Pippo. Bene. Oh, però resiste sto tizio, eh. Gli abbiamo drenato di tutto e di più, ma non va KO. Attenzione, bravissimo. Allora tu, torna qua e datti da fare, eh. Vai. E attacca questo, attacca. Perfetto, vai, ancora con attacco. Ah no, ho fatto attacco normale. Vabbè, però così faccio più danno lo stesso, vabbè. Mi sono sbagliato. Devo fare abilità magia. Ma aio! Chi è che mi punzecchia il sedere? Ah, è andato! Oh. Contenti voi! Har har har! Ciao, eh. Ci vediamo fra un po'. Grandi, ragazzi. Bella, bella, bella. Quanti punti? 500. Oh, salgono anche loro a livello 12. Buono. Bonus pie, diamolo a Escanor, dai. Non è che con Bob Ross ho qualcosa contro, è solo che preferisco dargli in fila i punti, no? Ehi, ma che... Paparanzio. Ehi là, oggi è il tuo giorno fortunato. Sono Paparanzio, fotografo d'assalto. Vuoi comprare questa foto che ho appena scattato? È una meraviglia, credimi. 20 monete? Certo, per così poco. Grazie. Si vede subito che te ne intendi tu. Non è vero, ma ok. Una locanda! E abbiamo finito anche questa missione, ragazzi. La piramide è ripulita al 100% a quanto pare. Escanor, vuole un'armatura muscolosa, certo. Non mi bastano per comprare il forcone a Bob Ross, quindi compro una tuta muscolosa per Escanor che... Beh, eccoci qui. Genio, allora? Come va? Ti piace la faccia? Yeah!
Har har har! Bene, allora ricompensa? Il genio preferito di tutti è tornato! Tu sì che sai come salvare la faccia! Guarda come è riconoscente. Oh, non è nulla. Che vergogna però, rubare i volti delle persone. Non ci si può più fidare di un duca del mare di questi tempi. Ma se devo essere sincero, ho riflettuto a lungo su quello che ho fatto agli altri. Ora so come ci si sente a perdere qualcosa di importante. Perciò ho deciso, non ruberò più. D'ora in poi seguirò la retta via. Buona fortuna! Grazie, nobile avventuriero. Tu sì che sei un genio. No. Va bene, spatarapponzi, allora andiamo avanti. Dunque, il genio ora dovrebbe aiutarci, giusto? Eh? Eh? Ci penso io! Lascia fare a me. Mi basterà un attimo. E che è il lupo cattivo che soffia? Ecco fatto, ora il passaggio è libero. Grazie, a buon rendere. No, veramente ci do a favore della faccia, quindi non rendiamo nulla. Va bene, va bene. Nel prossimo episodio, beh, andremo avanti e vedremo che cosa hanno da offrire il mago del quiz, o come si chiama, e il re. Va bene ragazzi, allora per questo video lo termino qui. In descrizione trovate sempre il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!